Ciao ragazzi, bentornati sul canale, un altro Get Ready With Me con review di prodotti nuovi make up. Non è proprio il top, cioè questo Get Ready With Me con questi nuovi prodotti non è proprio soddisfacente, non mi piace. Non mi piace molto il risultato, però comunque volevo farvi vedere anche delle cose che non sono propriamente bocciate, ma che per me non vanno bene, siccome molte di voi hanno magari la pelle simile, il colore simile, ci piacciono un po' le stesse cose, ecco, magari mi sembrava giusto anche farvi vedere queste che non rispecchiano pieno i nostri gusti. Il primo prodotto di cui parleremo è il Close Up di Nabla, il secondo è la Cipria di Nabla, sempre della linea Close Up, la Light, la colorazione Light. Terza cosa che vi mostro di nuovo, perché poi tutte le altre cose le vedete utilizzate ma non sono delle novità, è il mascara di Estée Lauder, il Pure Color Envy Lash Multi Effects, vi faccio vedere poi dopo. E l'ultima cosa che mi piace invece tantissimo, che faccio uno spoilerone, è il rossetto di Diego Dalla Palma, il rossetto, proprio la linea, e il numero 46 rosa antico. Bene. Io non ho altro da dirvi se non guardate il video e fate attenzione al close up. Ok, allora iniziamo. Metto sempre il mio burro cacao. E io all'attivo ho due primer che sono questi qui. Sono due mini size. Uno è l'Hourglass Veil e l'altro invece è uno dei miei amati primer idratanti, l'Hangover di Too Faced. Io ho provato già il fondotinta di Nabla, il Close Up, adesso ve ne parlo, con questo e non mi è piaciuto, anche perché non penso che vada molto molto bene, perché quello è un levigante, comunque l'effetto non mi è piaciuto. Quindi andrei oggi a fare la prova, visto che io l'ho già usato senza, con l'Hangover di Too Faced. Così lo applico, nel frattempo che si asciuga, vi parlo un po' del fondo. Allora, io ho acquistato sul sito di Nabla questo kit che ha appunto il mini close up, quindi il fondotinta in mini taglia con il pennello abbinato. Non ero sicura del colore, guardando gli swatch c'erano tantissime colorazioni, non ero sicura, quindi l'idea di avere anche il pennello, che è stato appunto creato per essere abbinato al fondotinta e quindi per lavorare in sinergia, mi ispirava. Ho preso la colorazione L20, che era quella con il sottotono più neutro tra quelli che vedevo swatchati. Ho fatto bene perché, come ormai abbiamo capito, lo sanno praticamente tutti, anche il mio muro lo sa, ossida un po', e quindi l'L20, avendo un sottotono un po' più neutro, poi riesce a fondersi bene sulla pelle. Ora, io l'ho applicato con il pennello non è tra i miei preferiti perché è troppo largo, cioè troppo poco fitto. Io di solito uso il buffing brush, vedete che è un po' più duro anche, oppure un altro pennello che uso sono questi qui, che sono ancora a setole molto molto più dense. Avendolo applicato con questo pennello non mi è piaciuto, però vi faccio vedere com'è col pennello, e poi ho pronta la mia sponge per andare a parare il colpo. Ne metto un po'. Allora, la mini taglia, ragazze, è veramente mini, perché sono 9.5 ml, cioè neanche 10 ml, sono 9.5. Io ho messo l'L20 sulla mano, mezzo viso. Vedete che sembra chiarissimo una volta che lo andate ad applicare, però come vi dicevo basta un po' e si ossida. A me questo pennello non piace proprio per niente. Io non credo che neanche diffonda così bene questo tipo di prodotto, cioè di fondotinta. Non mi piace steso con questo. Sto facendo veramente fatica e lo vedo già che non mi piace. Già non mi fa impazzire di suo, ma poi questo pennello proprio no. Quindi vado direttamente con la spugnetta dall'altro lato e poi uniformo tutto sempre con la spugnetta.
Non truccherò oggi gli occhi perché, come vedete, mi sono scorticata il sopracciglio. Lasciamo stare. Prendo un altro paio di prodotto. A parte che sembro Morticia Adams, però io il lato con col pennello proprio non lo riesco, non lo posso vedere, ragazzi. Mi voglio bene, me lo sto facendo vedere, perché quando vi avrei detto perché lo boccio, poi sembrava che andavo per partito preso, in realtà no. Allora, con la spugnetta va molto molto meglio questo lato, come vedete sembra più naturale, più normale. Col pennello no. Cercando di tamponare per salvare molto la situazione da questo lato, che proprio non mi piace. Andiamo alla fine. Io non ho acquistato la sua spugnetta perché sinceramente, ragazzi, un fondotinta si deve applicare in tutti i modi, eh? Cioè, se un fondotinta performa, performa in qualsiasi modo, quindi non è che ci vuole il suo specifico amichetto per funzionare, eh? Parliamoci chiaro. Quindi anche la spugnetta mi sembrava no, e poi ne ho una praticamente identica. Ok, io lo vedo già che si sta un pochino scurendo, ma non ancora. Mi avvicino. Allora, questa è una passata di prodotto. Perché non mi piace? Vediamo, tengo lo specchietto anche qua vicino. Non mi piace perché io vedo ancora dei rossori, non credo che li abbia coperti, soprattutto sul naso io lo vedo chiazzato. Non lo vedo uniforme, lo vedo veramente a chiazze. Guardate, io lo vedo così, dal vivo, eh? Cioè con lo specchietto a tanto così riesco a vedere un po' i suoi difetti. Ora io vi faccio un close up cercando di mettere a fuoco. Vedete quando dico che questo fondotinta non mi piace perché mi evidenzia i pori? È come se finisse nei pori, questo è l'effetto che non deve fare. Non tutti i fondotinta mi fanno, quindi sì, sicuramente io avrò i pori dilatati, però ci sono altri prodotti che non me lo fanno, quindi vai un po' a vedere. Col pennello non mi piace perché il pennello è come se mi portasse nei pori il prodotto. Ragazze, e non è una questione di primer perché ho usato il primer, perché anche quando non lo uso è uguale, cioè veramente cambia di poco. Io potrei fare una seconda passata, ma conoscendolo, perché appunto l'ho già provato, preferisco andare direttamente su col mio correttore. Quindi questo è il fondotinta di Naura. Non mi piace. Cioè, allora, non è neanche tragico, perché visto da vicino, tra un po' poi, soprattutto quando andrò a mettere la sua cipria, o comunque qualsiasi cipria, la soluzione migliora nettamente. Ma il punto di partenza, il presupposto per dire che un prodotto mi piace o no, è che ci sono altri prodotti che messi subito mi performano meglio. Quindi perché non deve cercare in tutti i modi di salvarlo? Metto un po' di correttore praticamente per coprire praticamente un po' tutte le zone che non mi soddisfano. L'unica nota positiva è che il colore dopo un po' si praticamente uniforma benissimo, quindi in realtà l'effetto fantasma che avete visto all'inizio dopo va via durante la giornata, cioè durante i primi minuti va via. Passiamo alla cipria. Close up di Nabla, nota di merito, mi piace molto, io ho preso la colorazione light, che è questa qui, ed è una cipria che trovo ben formulata, è una cipria fissante,
È un opacizzante, ma non è assolutamente matte. Ha una polvere sottilissima, quindi anche se la riapplicate durante la giornata non avete l'effetto polveroso sul viso. E devo dire che mi piace moltissimo. Fissa bene, però allo stesso tempo leviga. E diciamo un po' i difetti che io ho riscontrato con il fondotinta, con la cipria vengono salvati. Quindi la situazione migliora moltissimo. Adesso cerco di avvicinarmi. Ok, vedete? Migliora molto, molto, molto con la cipria. Però mia terra ho cambiato, non uso oggi la palette di Hourglass, ma uso la Balm Mama di The Balm, che non usavo da un sacco, e quindi vado a scaldare tutto il viso praticamente. Ok, prendo, cambio anche blush, così non mi dite che uso sempre Lovejoy di MAC, che prendo Amour di NARS, anche di questo ve ne avevo parlato tantissimo, è proprio un throwback, perché era un blush che mi piaceva tantissimo. Aspettate che mi cerco il pennello, uso questo è di Real Techniques. Scarico molto perché sono estremamente pigmentati, è bellissima questa tonalità, anche questa proprio sana. Anche i blush di NARS sono fra i blush che mi piacciono di più in assoluto. MAC per quanto riguarda i Mineralize. E NARS, devo dire che... NARS, devo dire che si abbattono bene. Questo vi regala proprio un viso molto fresco. Metto un po' nella piega, che vi dicevo, vedete, ho proprio il sopracciglio completamente scorticato, lasciamo perdere, e non posso andarmi a truccare, evito gli ombretti oggi. Però vi faccio vedere altre cose, eh. Faccio sempre le sopracciglia come vi ho fatto vedere nell'altro video, quindi sempre il mio brow gel scaricato, 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 scaricato ed applicato da metà in poi. Per andare poi con uno spazzolino da mascara usa e getta, a pettinare bene. Ok, non faccio nient'altro. Ma andiamo ad applicare un mascara nuovo. Questo ve l'avevo fatto vedere su Instagram in una foto, mi sembra, sì. Ed è il nuovo mascara di Estée Lauder, si chiama Multi Effects. Praticamente questa spazzola è divisa in due. Cioè l'applicatore ha nella parte superiore una mezza spazzola in setola, nella parte inferiore invece ha mezza spazzola in elastomero e silicone. Quindi praticamente il claim, diciamo, di questo mascara è di avere tre look in uno, partendo dal presupposto che dovete utilizzare la parte in silicone prima per allungare e la parte in setola per infoltire e per volumizzare. Ok, vi faccio vedere. Allora, noi cosa andiamo a fare? Utilizziamo la parte in silicone. Non ho messo primer, ovviamente, né niente. Anche questo mascara ha un difetto. Il difetto è che macchia. Io avete visto, cioè non sono neanche andata proprio vicino, vicino, vicino alla... Aspettate un attimo. Alla base delle ciglia, proprio perché so che fa questo... Non sono andata
all'attaccatura delle ciglia perché so che fa questo difetto. Giro e vado ad applicare il mascara con la parte in setola e adesso ne vedremo delle belle. Tutto sommato, l'effetto di questo mascara è bello, cioè non posso dire che non è bello, però dovete partire almeno. Però io so che poi devo prendere il cotton fioc quando una volta che si è asciugato ed andare a pulire proprio all'attaccatura, perché riuscite a vedere? Perché appunto mi ha macchiato la palpebra. Dove ho messo il mascara? Quindi anche questo. Nel senso che io non mi sento di bocciarlo perché non, cioè, bocciato per me è un prodotto. Tra poco, tra l'altro, vi arriverà il video dei prodotti bocciati perché ho una scatolina dove sto man mano mettendo dentro delle cose da un sacco di tempo. Bocciato per me è un prodotto che non performa, cioè che proprio ha dei difetti di formula che messo su qualsiasi persona non va bene, cioè non può essere bocciato solo ed esclusivamente per me, perché non è che sono il centro del mondo, allora se non va bene a me non va bene a tutti. Questo mascara, se avete una forma dell'occhio o una palpebra con delle ciglia attaccate in maniera diversa, vi va bene, perché la formula è bella, il concetto anche della doppia spazzola è fantastico. Stessa cosa per il fondotinta di Namla, se voi avete un altro tipo di pelle rispetto al mio. Oh, vi piace questo effetto che a me non piace? Benissimo, cioè non ha niente di che, è solo che a me non piace. Questo come il mascara. L'ultima cosa che applichiamo invece mi piace molto, vado a prenderla nella mia pochette di prodotti in ambra ed è un rossetto. Vi avevo detto nel video review del ciglione di Diego Dalla Palma, che vi lascio qui, che avevo preso dei prodottini appunto di Diego Dalla Palma Makeup da provare. Mi sono piaciuti molto i rossetti della linea Il Rossetto, che sono questi. Hanno praticamente la consistenza, la formulazione e tutta la texture, la cremosità dei classici rossetti. Torniamo indietro nel tempo al classico rossetto, quando esisteva solo il rossetto e non c'erano 800 tipi di rossetti, sheer, shine, il gloss, matte, cioè quando c'era un solo rossetto. Questa è la formulazione primordiale dei rossetti. Mi piace moltissimo, dura benissimo sulle labbra, è pigmentato, è pieno. Non fa quel difetto che possono fare a volte i rossetti cremosi, soprattutto all'interno delle labbra, di quella patinina bianca orribile. Non ha neanche bisogno della matita perché comunque si fissa, resta lì. Il colore che mi ha fatto innamorare è il numero 46, che si chiama Rosa Antico. Adesso lo vado ad applicare, vi faccio vedere quanto è. Parte è bellissimo. Anche come fa. Com'è facile da applicare. Vedete come scivolava bene? Io poi cosa faccio? Con il polpastrello lo picchietto. Vado a ripulire i contorni. Voi potete usare tranquillamente anche la matita, ci sono delle matite che io ho che mi piacciono moltissimo. Adesso vi faccio vedere, per esempio, con Pillow Talk. Io in questo periodo sono in fissa con Pillow Talk, ve lo devo dire. La matita di Charlotte Tilbury, ve lo dico, mi dispiace, sono proprio in fissa, la metto tutti i giorni. Quando mi chiedete che se tu hai su Instagram, è sempre Pillow Talk insieme al burro cacao nella maggior parte delle volte. Vado semplicemente un attimo a definire, a contornare. Quando avete paura che il rossetto possa finirvi durante la giornata nei denti, prendete un Kleenex, io qui ho e fate così. Avete scaricato quello che potrebbe finirvi sui denti. Questo è quanto, ragazze, questo era quanto. Scusate ancora
le condizioni del mio occhio, spero di non aver scandalizzato nessuno. Però appunto ci tenevo comunque a farvi vedere queste cose proprio per una sorta di occhio agli acquisti. Occhio agli acquisti perché è giusto avere un sacco di pareri, no? Siamo nel 2019, possiamo accedere a una banca dati di informazioni che ci permette di non comprare cose che possono non piacerci. E quindi ci tenevo a farvele vedere, ripetendo sempre che ovviamente siamo sul mio canale e solo il mio parere, quindi... Spero che a qualcuno questa possa piacere, veramente, perché l'unica cosa che mi scoccia è dovermi ripulire la pelle. Mi scoccia tanto. Vi mando un bacio, al prossimo video!